una maschera, un comitato scompare essenzialmente per due motivi. Forse il principale è la mancanza di volontari che vogliono partecipare, Giulio sicuramente è testimone, e l'altra che viene subito dopo, che è il lato economico. Per mantenere la maschera, anche solo nei costumi, anche solo per spostarsi da un paese all'altro, una piccola parte economica serve. Più è cospicua, più grande si fa il carnevale, meno è consistente, più va a sparire. Ma figuratevi che è scomparso da Verona, da quest'anno c'era una piccola rappresentanza, ma sono scomparsi i sei borghi, per esempio. Una bellissima maschera che genera Radecio e tribù varie, no? Cioè Radeschi sarebbe la Sissi, che è diventata la Via, da noi altri, e frate Feton, che rappresenta i frati del Barana. Cioè, questa qua è una maschera complessa, bellissima, non... sei componenti, quelli ufficiali, ma con una bella schiera di persone. Fino a qualche anno fa c'era. Si sono trovati per motivi vari, sfrattati dalla sede, non hanno più dato contributi, più nessuno avesse voglia di seguire questa tradizione, è andata a sparire anche questa maschera. Un'altra bellissima che è scomparsa, che lì nel libro è nominata, che era il Conte Polenton del Borgo Primo Maggio, dove praticamente dove adesso c'è il policlinico, tutta quella zona con tutte le case lì era coltivata a Gran Turco una volta, e avevano dato vita appunto al Conte Polenton, al mais, insomma, se no polenta. Scomparsa anche quella, ne sono nate delle altre, ma i motivi sono questi, sono essenzialmente. E qualche altra curiosità? Grazie. Ecco, l'idea del libro è nata perché tante volte uno va, mi ricordo che da bambino andavo a carnevale, si segue le maschere, si incarica, si bello, ci diverti, coriando, però alla fine ti resta poco, no, di tutta questa cosa che passa, ti resta solo l'impressione del divertimento, il momento di follia collettiva, no, che prende la città. Poi noi veronesi siamo un po' tutti matti, lo sappiamo tutti, però insomma, mancava un po' una conoscenza, ma chi è questo qua che sta passando? Cosa vuole dire? Cosa vuole rappresentare? Allora, grazie proprio al lavoro lungo di Enrico, che già a Papà del Gnocco, quindi già introdotto nell'ambiente, conoscendo bene le tradizioni, ha avuto modo di investigare, andare a parlare, raccogliere, un lavoro, come ripeto, lungo, però ecco, c'è l'elenco di tutte le maschere della città di Verona. Così uno se le guarda e poi quando c'è il carnevale dice, ah, ecco, questo vuole rappresentare questa cosa qui. Questo è nato 10 anni fa, 20 anni fa, 50 anni fa, insomma. È interessante, insomma, avere un compendio di tutte le maschere. E sarà ancora più impegnativo fare quello della provincia, perché se qua sono 27, in provincia io ne sono 150. Sì, sì. Quindi lì è un lavoro improbo, no, che sta facendo, ma lui è bravo e si dà molto da fare e sta raccogliendo, insomma. Queste foto che passano, conosco qualche personaggio, ma non tutti. Vuoi dire chi sono mentre passano? Sì, magari finché passano. Allora, ti giro. Ha copiato solo questo automatico o anche le altre? No, solo questo. Allora, scusate un secondo. Vorrei fare una domanda? Sì, sì. Il dottor Cotelli, ma se la maschera passeggera così, perché il dottor Cotelli di Madonna in Campagna. Il dottor Tutela. Che scomparsa mi sembra che è quella, perché è morto lui. Il dottor Tutela, appunto, una maschera, una figura di appoggio, diciamo, di quello che era il carnevale di San Michele. Un'espressione volontaria, fuori. Un grandissimo personaggio che è stato anche un amico mio, perché uscivamo spesso insieme e mi faceva piacere averlo con me quando andavo specialmente in incontri privati, intendo più che in sfilate eminenti, ospedali, cose del genere. Era che aveva fatto la
storia del passato? No, perché Toro Totella rientra appunto in quei gruppi spontanei che non come le bici pazze, per esempio, quindi non hanno una loro identità con un comitato alle spalle, o che sono loro che decidono, mi metto in maschera, se qualcuno mi vuole vado, eccetera. Altro gruppo bellissimo che è nato sempre su questo stile, che da qualche anno che c'è, è il gruppo delle Croci del Vallese di Oppiano, che rappresentano Radio Cetriolo, quindi cose, prodotti della zona, ma che non fanno parte di nessun comitato, decidono loro dove oggi dove andiamo, là, oh. Ok, quindi non hanno né coordinamento niente. No, ma Toro Totella invece è una figura che andrebbe ricordata, perché sicuramente ha una storia alle spalle interessantissima, non in questo, ma nell'altro libro, quello che ho fatto prima di questo, che racconta del papà del gnocco, dice proprio quasi un capitolo che lo ricorda, perché era venuto in piazza a farmi la campagna per la mia elezione. No, Toro Totella era questo personaggio che andava in giro con la succa violina che faceva, emettendo dei rumori stranissimi, e andava a chiedere l'elemosina in giro nelle case. Non è veronese perché è di origine vicentina, e poi si è spinto anche comunque, ma Toro Totella non era uno, erano tanti, e c'era qualcuno anche a Verona con la sua filastrocca, che non è quella che conosciamo noi, con quanto rototela, con quanto rototà, quella è una cosa nostra. A me piace la polentina, specialmente col baccalà, quella del rototea nostro. L'altro è una filastrocca un po' più complessa, però sono quelle figure che sì, andrebbero decisamente ricordate. Sembrava che si è voluto prendere la storia di un rototea, che in pratica è uno che fa un po' di tutto, non andava, una volta andava a dire questa una storia, e lui abbia avuto il personale questo. Sì, infatti. Allora, posso dire una cosa su questo? Mi ricordava mia mamma che questo proprietario del 20 settembre che passava questo bambino e mi ricordava che faceva un po' di quella, però aveva un po' di soldini, no? E poi ho conosciuto una signora che si chiamava Wanda Girardi Castellani, una poetessa, che aveva fatto una ricerca sulle macete, che sono diverse dalle maschere. Le macete sono un fenomeno veronese, no? Di persone che si, c'erano di più vari, ma c'era quello che andava all'uomo forzuto, che andava a fare, diceva che è stato andato usato in tutta la Russia, poi c'era il Salata, che era quello che vedeva lo stesso, ma erano una serie di macete che era Toro Totella. Ma sembra che questo qui di Verona fosse dopo cresciuto, emigrato in Belgio, e purtroppo è morto in un incidente di lavoro in Belgio, questo signore qua, diventato più adulto. Ecco, questo ho potuto sapere da Wanda Girardi. Questa è Luca della Pignata, ecco, questo qua è Mastro Sogar di San Michele, il signor della Spianà, dello stadio, conte degli Stone, Fren. Tutte queste immagini sono quelle che poi sono riportate nel libro all'inizio di ogni capitolo, ma in bianco e nero, per non far torto a nessuno. Invece alla fine c'è un riassunto di tutti i costumi, invece a colori rappresentati però come manichini, per togliere l'identità, per un discorso di privacy, eccetera. Vai. Simeon dell'Isola, Federico da Porto, altra bella maschera che ricorda il primo esercizio, la prima osteria di San Zeno, sta qua con tutta una storia dietro, sempre lui, una storia dietro particolare che parte da questa qua, 1200-1300, con la storia di ebrei che giravano l'Italia non graditi da nessuna parte, mentre Verona li accettavano un po' di più. E questa qua, verso la fine del 400, è arrivato questo Federico da Porto, che sembra sia proprio il suo nome, e stabilito a Verona, fine 500, scusate, infatti sembra che il primo esercizio sia appunto nel 1641, come riporta lo Stendardo, aperto il piccolo Boscarello,
a Verona. È sempre lui. Questa qua è il primo costume, perché poi è cambiato, del Duca della Seola, Borgo Venezia. Eccolo, con questo invece il costume più recente, era della Stanga, costume rimasto così, l'incoronazione del re della Stanga, sempre lui. Questo è il conte della Via Bassa, che dicevo prima, delle golosine. Attila, ma questa è un'altra maschera che sta scomparendo. C'è il comitato in piedi, ma vediamo come è. Ma questo qua, lui l'ha creata, attualmente ha problemi di salute, ma non c'è più nessuno che voglia prendere il suo posto. C'è tanta gente, ricordate quando arrivava, no? Attila messo un nomina, Attila Vita messo un nomina, la poesia che si era scritta. Questo è il campanile di San Giusto, Marchese di Santa Lucia. Questo era Teodorico, sempre lui. Questo è Can Grande della Scala, però non esattamente, perché Can Grande della Scala è la maschera ufficiale di Soave. Questa invece fa parte del gruppo del Barone di San Zeneto, ed è il Can della Scala, quindi nel senso del flotto un can. Perché qua sopra? Perché si è rappresentato così sul cavallo a Castelvecchio? Perché la storia che loro hanno messo in piedi vuole che all'inizio di Carnevale questa maschera vada a Castelvecchio, dove c'è la vera statua di Can Grande, no, appena iniziato il ponte, e la riporti in vita. Quindi sarebbe qua rappresentato con un cavallo vero, ma comunque Can della Scala. Io ho detto un Can della Scala. Vai. Questi, quelli che dicevo che sono scomparsi dei sei borghi, Generale Radecio e tutti gli altri. Questo Mastro Molinar del Molin delle Asse, una maschera di Borgo Trento che ricordava un mulino che esisteva nel 600-700, poi decaduto, poi diventata una valera, e poi non c'è più niente, adesso che palazzi ovviamente. Quindi questo Mastro Molinar del Molin delle Asse. Questo è il Barone San Zeneto, eccolo qua, più recente, Madonna Verona, la donzelletta del villaggio, e questo no, questo invece è una stampa, la riproduzione di una, no, questa è proprio la stampa originale, ma che c'è su nella sede del Bacanale Porta San Zeno, che ricorda le prime sfilate nel Carnevale di Verona, quando si tenevano prima in piazza Dante, poi in piazza San Zeno, ma era una sfilata serpentina, diciamo, dei carri, nota come Bobon, che attualmente è il premio, il Bobon d'oro, che viene dato al carro migliore della sfilata del venerdì popolare. Questo è il Duca della Pera, che vuol far risalire le sue origini alla storia di Rosmunda, eccetera. Questo è papà del gnocco, fra l'altro, piace ricordarlo, primo papà del gnocco del dopoguerra, quindi quello del 49, che era mio zio. Sempre lui. Questo adesso è il Ducchio e Regina Caterina del Porto, Reboano della Concordia, principe Reboano della Concordia, sempre lui. Fermati qua un attimo. Principe Reboano, ovviamente, questo in piedi davanti in primo piano. Quell'anno era diventato papà del gnocco la persona qua sulla destra, che chiaramente riconoscete, che è Enrico Garella, e a lui è succeduto come papà del gnocco, questa è la figura che sta dietro, quello con la barba bianca, vedete?
Gigi Grassi, che era il SIRA dell'anno scorso, il SIRA ufficiale dell'anno scorso. Questa è una foto storica della Marangona, la nave di Revoano. Questa altra foto storica del papà del Gnocco, questa è del 53, il papà del Gnocco rappresentato ai Manni. Alla sua destra, quindi a sinistra, guardandosi a Revoano, alla destra il duca della Vignata, che era questo, Silo Giuliani. La Parona, altra bella storia, anche questa qua. Ancora il papà del Gnocco, questo è Attilio Martini, 54. Questo storico comunque è la stessa del prima, sempre il signor della Spianà. Niente, quella copertina, alla fine.